Bene ragazzi, buongiorno, oggi vediamo una serie di leaks interessanti di Vaughan, un importantissimo chitarrista che ha, diciamo così, portato quello che è il blues, soprattutto nel Texas, e una serie di frasi e di modi di suonare la chitarra elettrica che voi tutti sicuramente conoscerete. Vi prego, se ritenete interessante questa lezione, di mettere un mi piace, perché per me è molto importante. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e di schiacciare sempre sulla campanellina, in modo tale che sarete, diciamo così, vi ricorderò quando ogni volta, ogni martedì, metterò su una nuova lezione. Vediamo un attimino la serie di frasi di questo brano e poi vi spiegherò un po' meglio cosa sto suonando. Bene, allora, il brano chiaramente è in blues, per cui abbiamo tre accordi fondamentalmente che sono i seguenti. Scusate. Poi andiamo in Do e ritorna in Sol. È chiaro che parte da questo accordo, ok? Sol 7, Do 7, ok? E Re 7. Ovviamente già all'interno dei licks, come potete notare, e io parto in questo modo, scusate, vedete che vengono suonati fondamentalmente gli accordi, perché vedete che suono il Re, Mi, Sol e questa triade di Sol. Ok? Vedete? Fondamentalmente ha a che fare sicuramente un po' con la pentatonica, ma anche all'interno della scala misolidia e dell'accordo stesso, ok? Spostandosi va già sul Do. Vedete? In questo caso va a suonare quello che è un accordo semi diminuito. Diciamo che è una similitudine di accordo, perché molto spesso quando noi suoniamo un accordo di dominante, faccio un esempio, Sol, sentite? Io posso suonare rispetto a un accordo di dominante un accordo semi diminuito di Si, quindi quinto grado, settimo grado. Fondamentalmente è lo stesso accordo a differenza di una nota. Sentite che è molto similare. Se io suono un accordo di dominante di Do, e suono un accordo semi diminuito di Mi, come stavo suonando in questa posizione, che è il quarto grado, no? Nel blues, non cambia molto. Stessa cosa se io suono un accordo di dominante di quinto grado di Re e suono il Fa diesis semi diminuito, sentite? Semi diminuito di Mi, semi diminuito di Si. Cioè è come sostituire, ok, il settimo grado al posto del quinto. Per cui questo è quello che molto spesso viene fatto da tantissimi compositori, ma voglio dire anche quando si suona il blues, no? Dicevamo, suonando la parte insieme all'intro, fondamentalmente suonerà in questo modo. Faccio vedere lentamente la parte finale, come abbiamo visto l'intro. È importante tirare col dito medio, diciamo così, la quinta bemolle
su questa scala, ok? Per cui vedi? Qui mettendolo insieme tutto più lento. Colleghiamo adesso quello che può essere considerato una seconda parte, per cui entrare in quello che può essere, diciamo, la solo iniziale, no? Per cui partiamo da qui. Vibrato, ragazzi, molto importante, ok? Per cui la scala è questa, chiaramente. Ok? Si suona sempre questa scala, per cui ok? Rivediamo. Vediamo di risuonarlo senza niente sotto. Lo suono cercando di avere in testa la divisione di quelli che sono gli accordi. Ok? Questo è un po' l'esercizio che devi fare. E poi poterlo spostare in tutte le tonalità. Sono sul Sol. Vado sul Do. Parto. Vedi che sono ricaduto sul tritono del Sol. Non è semplice, è un ottimo lavoro per dare una bella mazzata, nel senso di... Ti faccio vedere una cosa, guarda. Era un botto che non suonavo una cosa così, io che suono da 30 anni, guarda che cosa mi è uscito fuori sul dito, non so se si vede. Per farti capire, oggi tirando bending sul secondo e terzo tasto. Ecco, per cui immagina uno che non suona da tanto o che suona da poco che cosa può ottenere. Per cui ottimo lavoro se ti dai da fare e impegnati. Metti un mi piace se questa cosa ti può essere utile, mi fai un favore e a martedì.